abbiamo con gli interventi dei consiglieri, se ci sono delle prenotazioni, quindi Presidente, io mi prenoto. Abate. Aquilano, Abate, sono altre prenotazioni. Dell'Aquila che è arrivato. Dell'Aquila, ne ho dato atto della presenza. Deve intervenire il signor consigliere dell'Aquila? Sì. Allora, consigliere Abate, a lei la parola. Grazie Presidente, saluto tutti gli intervenuti. Devo aggiungere, uno corretto l'assessore Favilla, però a pagina 3 di errori, credo che siano sempre errori di natura di battitura, mi dirà l'assessore Favilla, ce ne sono 3, non uno. Quello che ha detto l'assessore Favilla, vale a dire il secolo relativo al presepe napoletano, il salotto Cavalli, non può essere, capirete bene, l'ottavo, ma il diciottesimo, nel 1700 e non nel 700. Credo che questi errori che adesso elencherò sono dovuti al fatto che in commissione questo regolamento non è stato neanche letto. Si è dato per letto da quella che è l'informazione che risulta a me. Quindi ufficialmente al presidente Aquilano di non dare per letto dei regolamenti che poi rimarranno negli anni indelebilmente inseriti, quindi non date per letto, perché se li leggete verosimilmente questi errori grossolani che ho notato io, che la professoressa Lino forse essendo insegnante avrebbe dovuto cerchiare con la penna blu, verosimilmente li potevate vedere anche nella commissione. Al di là di questo aspetto del ottavo o diciottesimo secolo, subito dopo un'altra cosa errata. La sede museale è di proprietà del comune di Lucera, che lo ha inaugurato nel dicembre del 2005. Non è così. Se andate a prendere Wikipedia, lo dico io, lo dice Wikipedia, è scritto: il Museo Civico di Lucera fu finalmente inaugurato il 9 gennaio del 1905, non nel mese di dicembre del 1905. Ancora, proseguendo, il museo ha sede a Palazzo Cavalli de Nicastri Cavalli, costruito alla fine del 1800, poco distante dalla Basilica Cattedrale dell'Assunta. Anche questa è una cosa sbagliata. Questo palazzo de Nicastri Cavalli, sono andato a fare una ricerca stamattina, è stato costruito alla fine del 1600, fine del 1800. Quindi queste cose chi ha preparato questa delibera quantomeno le avrebbe dovute rileggere. Se poi ho sbagliato chiedo venia, chiedo di essere smentito su quello. Per quanto riguarda la prima parte, voglio ancora proseguire. A un certo punto all'articolo 3 funzioni si dice apre al pubblico la biblioteca specializzata. Io stamattina sono andato al museo dalla signora Teresa Arnese e dall'altra collega e ho chiesto mi fa vedere dove verrebbe questa biblioteca specializzata, quella biblioteca è forse in villa San Pasquale, per la biblioteca, qui di biblioteca specializzata non c'è mai stata l'ombra. E va bene, anche questo è un altro dubbio che mi è venuto. Poi l'assessore mi dirà dove verrà questa biblioteca specializzata e che è dentro di questa biblioteca specializzata. Perché a me non mi è mai risultato che fosse una biblioteca specializzata. Poi sempre ieri mi sono andato a guardare un pochettino, ma giusto ripeto per curiosità, qualche altro regolamento analogo al nostro. E prendo per caso un regolamento che è il regolamento della canapa di un paese in provincia di Perugia. E le norme regolamentari di questo tipo non si limitano alla dizione generica di quello che sarà. Per esempio, mi chiedo e chiedo all'assessore, norme comportamentali per i visitatori. I devono contenere un contegno conforme alle regole della civile educazione, tale non arrecare pregiudizio alle cose esposte e disturbo degli altri utenti. È rigorosamente vietato al pubblico toccare il materiale esposto, eccetera eccetera eccetera, fare fotografie e quant'altro. Perché in questo regolamento non si inserisce nulla circa le norme di comportamento legate ai visitatori? Possono entrare e fare quello che vogliono? Non mi sembra sia una cosa giusta ed onesta. E ancora,
Tariffe d'ingresso. Chi le stabilisce le tariffe d'ingresso? Vogliamo indicare nel regolamento che esiste la giunta che almeno una volta all'anno si deve riunire per stabilire quali sono le tariffe oltre che gli orari? Nulla è detto circa di questa cosa qua. Chi lo stabilisce? La dirigente, la giunta, il consiglio, il segretario comunale. Lo vogliamo regolamentare per bene questo aspetto di cui stiamo adesso parlando? Ancora, poi vedo che ci sono delle frasi buttate lì, ma non si capisce onestamente il significato. Gli orari di apertura, il prezzo del biglietto, nonché tutto il materiale informativo sul museo, patrimonio, sui servizi sul territorio, sono disponibili anche online in più lingue. Quindi sono disponibili dove? Penso presso il museo. E anche online, dove? Su quale sito? Il museo ha un sito? Esiste un sito del comune dove sarà possibile vedere queste cose? Lo vogliamo specificare in questo regolamento? O si lascia l'interpretazione dell'utente? Ora, le condizioni della visita, le norme di sicurezza e i divieti sono descritti in regolamenti esposti al pubblico ed evidenziati sinteticamente con icone. Sì, ma dove? Sempre, suppongo, presso il museo. È l'ultima pagina, caro assessore Favilla, è l'ultima pagina. Questo leggendo il sto leggendo, non è che mi sto inventando le cose, la sto leggendo. Ancora, non si fa nessun cenno nella sovrintendenza, i rapporti con la sovrintendenza. Credo che anche ci saranno dei rapporti circa se ce lo inventiamo noi e lo gestiamo con sugli impianti audiovisivi. Esiste qualcosa circa l'uso di questi impianti audiovisivi? Non è detto nulla. Poi, ripeto, stamattina a fare visita al museo per rendermi la situazione attuale. Veramente mi è venuto da piangere. Noi stiamo parlando di un finanziamento al museo, ma sapete che quest'anno non è stato acceso una sola volta il riscaldamento al museo? Sapete che le due dipendenti che tutte quelle formate di cui parlava la due, una a 24 ore, due dipendenti, ma sapete che stanno senza riscaldamento e si portano le stufette da casa? Il comune quest'anno non ha acceso un solo giorno di riscaldamento, stanno al freddo e al gelo come il bambinello Gesù nel periodo di Natale. Non da adesso, Abate, già dalla scorsa, da anni fa. No, ti posso garantire, ascolta, ti posso garantire che l'anno scorso, vai a chiedere alle signore, l'anno scorso sono stati accesi i riscaldamenti. Scusate, ma mi scusi, ma cosa c'entra questo con il regolamento? Poi fare un suo intervento. Tutte queste considerazioni e le voglio racchiudere in un'unica finale. Non si può intervenire così. Avete idea di quale sarà la funzione che questo museo può avere in questa città? Non si fa nessun cenno di tutto questo nel regolamento. Se possiamo sintetizzare quella che è la sua richiesta, perché se ho ben capito nella prima parte del suo intervento ha rilevato degli errori, diciamo, materiali. Sempre materiali non sono, secondo me sono errori dovuti al fatto che non vengono rilette le fascette, non è che non sono errori materiali, sono tutti errori materiali. Facciamo rispondere però all'assessore, questa è una sua considerazione. Saranno tutti errori materiali. Ha concluso, consigliere? Avrei concluso, grazie. Prego, grazie. La parola all'assessore Favilla, che vuole replicare quantomeno in ordine a quelle che sono le prime osservazioni fatti sì, dal consigliere Abate, cioè sulla data di inaugurazione della costruzione. Sì, sì. Scusa, prima dell'intervento della declare giusto un secondo. È concesso un secondo. Prego. Sì. Perché mi chiedo, questa però è una richiesta che faccio più al segretario che e al presidente che all'assessore. Perché libera è espressamente detto, attenzione, posta ai voti la proposta di approvazione del regolamento, eccetera, eccetera, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale composto di 8 articoli, è visto l'esito favorevole ed unanime dei consiglieri presenti e votanti. Perché unanime? Se io non voto favorevolmente, perché in proposta di delibera è scritto ciò che è unanime? E ancora si dice solo di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile previa votazione favorevole ed unanime
dei consiglieri presenti e votanti. Io non sono unanime, perché avete scritto in delibera che è unanime? Già però, consigliere, non c'è bisogno di questa, di tanta verve, è un semplice errore che sarà corretto. Anche questo è materiale. Chiedo scusa. Non è una fonte di polemica, a mio avviso è inutile, in quanto nell'ambito della votazione lei esprimerà quello che è il suo giudizio e quindi sarà notato se è unanime o meno. Si deve ancora approvare. Non è approvato. Dobbiamo discutere anche questa proposta. Sì, è certo, quando si andrà a votare si iscrive, è chiaro, si deve passare ancora nell'ambito del Consiglio Comunale della votazione. Grazie. Ha terminato, consigliere Abbate? Sì, ho terminato, grazie. Prego.